Fortezza Medice ha approvato in consiglio comunale il cambio di regolamento per la gestione dei bastioni. Parte l'operazione Piazze Pulite, dal 15 febbraio vietata la sosta in Provenzano e San Domenico. Monteroni Monsindoli, l'annuncio di Capitani entro giugno 2025 il cantiere della nuova Cassia. Palio, le parole di Gingillo, serve maggiore tutela per noi fantini, tutto questo e molto altro all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Siena TV. Come avete sentito dai nostri titoli in apertura, apriamo il TG parlando dei bastioni della fortezza. L'argomento ha scaldato il Consiglio Comunale perché è stato approvato il cambio di regolamento per quanto riguarda la loro gestione, ma al momento del voto alcuni consiglieri hanno lasciato l'aula. Filippo Miettini. La decisione del Comune di Siena di passare da una manifestazione di interesse ad un vero e proprio bando pubblico per la gestione dei bastioni della Fortezza Medice arriva nell'assemblea cittadina. I consiglieri sono stati chiamati ad esprimersi sulla variazione al regolamento, che è stata approvata con 21 voti favorevoli, 10 astenuti e un assente. Anche tra i favorevoli c'è chi ha comunque voluto sottolineare la scarsa lungimiranza di questo provvedimento, come fatto da Fabio Pacciani, mentre i consiglieri del Partito Democratico e del gruppo Progetto Siena hanno lasciato l'aula al momento del voto. È stata fatta una manifestazione di interesse che non era un sondaggio, si vede che non è piaciuta e allora si riprende in mano il regolamento e si fa una modifica corretta al regolamento. Quindi sulla modifica niente da dire, molto contrariata e molto contrariati in generale su come l'amministrazione sta procedendo su questo versante. Tutto a tentoni, senza risposte. Ricordo ancora che non ci hanno spiegato che cosa Sigerico ha fatto in 20 giorni a dicembre con 100.000 euro destinati al marketing. Il nuovo testo introduce una specifica sotto area che ha la funzione di legare le future licenze al luogo della fortezza, evitando così che possano essere trasferite altrove. Questa scelta prevede proprio una progettualità di lungo periodo, proprio per il fatto che la variazione è proprio specifica per quell'ambiente, avendo estrapolato queste due piazze dalla zona 2, collocandole in una zona 2 bis solo loro e legandoci eventuali sicuramente delle licenze, una o due licenze insomma di somministrazione o di vendita al dettaglio, insomma che siano un servizio per tutte le attività che andremo a fare, che sono legate esclusivamente proprio a quella zona, non potranno essere spostate e ne garantiranno comunque proprio un lavoro di lungo periodo, un servizio di lungo periodo per tutto quello che andremo a fare in quell'ambiente, che sicuramente avrà un risvolto culturale, intrattenimento e di valorizzazione della città. E dal 15 febbraio sarà vietata la sosta di auto in Piazza Provenzano e San Domenico, è partita l'operazione Piazze Pulite. Viola Carignani. Basta con la sosta selvaggia nelle piazze cittadine. A dirlo è la giunta comunale, che ha fatto una nuova ordinanza per svuotare in particolare due piazze di Siena, un'ordinanza che sarà attiva a partire dal 15 di febbraio. San Domenico, che è uno degli accessi principali alla città, è sommerso da auto in sosta, che impediscono anche di vedere il bellissimo scorcio di panorama con il Duomo e la Torre del Mangia. Fino a pochi anni fa era vietato parcheggiare in tutta l'area di fronte alla Basilica. Il secondo punto critico è Piazza Provenzano, dove le auto sostano fino di fronte alle scale del Sagrato della Chiesa. Sono state pubblicate le due ordinanze della Polizia Municipale relative a San Domenico, zona limitrofe, e Provenzano, dove si mette come data il 15 febbraio quella nella quale le piazze dovranno essere libere. Come tutti sapete, abbiamo dato un compenso ai residenti che non potranno più parcheggiare in queste due aree nei parcheggi in struttura, con un numero di posti auto che riteniamo ben bilanciato rispetto a quelli che togliamo. Naturalmente, come tutte le cose, possono essere perfettibili e quindi soprattutto per l'area di San Domenico ci riserviamo di rivalutare nel tempo la disponibilità dei posti nel parcheggio dello stadio, che è più, come dire, duttile perché c'ha tanti posti in macchina. A partire dalle prossime settimane comincerà una vigilanza stretta sui permessi di accesso alla zona a traffico limitato, anche grazie a nuove tecnologie. Sigerico si è dotata di un software che invaliderà il permesso residenti all'ingresso del parcheggio in struttura da parte del residente che usufruisce di questi posti convenzionati, per cui il permesso non sarà più utilizzabile da parte di qualcuno che magari distrattamente volesse usarlo su una sua seconda targa. A questo
punto sembra sempre più difficile vivere nel centro storico. La città ha bisogno di altre aree di sosta e il comune ci sta già pensando. Cercheremo anche di individuare un'alternativa in aggiunta ai parcheggi attuali. E torniamo a parlare adesso della mensa universitaria Bandini. Il vice sindaco Capitani ha dichiarato che in quella zona è sostanzialmente impossibile la realizzazione di una mensa presente al momento dell'interrogazione presentata dal gruppo del Partito Democratico anche gli studenti di Cravos. Filippo Meiattini. Gli attuali locali di via Bandini sono inadeguati per una mensa. È perentoria la dichiarazione del vice sindaco del comune di Siena, Michele Capitani, in merito al futuro della mensa universitaria Bandini, chiusa da 3 anni in attesa di interventi di adeguamento sismico. Capitani ha spiegato che i lavori progettati dal DSU presentano una serie di problemi invalicabili, come le ridotte dimensioni delle strade che non consentirebbero il transito dei furgoni e l'esecuzione di radicali e pesanti opere strutturali che però andrebbero a coinvolgere gli alloggi privati della zona. L'amministrazione doveva dare chiarezza, lo doveva fare, sia in un senso che non accontenta tutti, ma questo sono lo stato delle forze. Detto questo, siamo al lavoro, lo è il sindaco con il presidente della regione, con i 2 rettori, per ovviamente non far perdere i soldi che erano dirottati per la ristrutturazione della mensa, ma allo stesso tempo per valutare tutte le soluzioni che ci possano essere per fornire il miglior servizio possibile agli studenti. Mi auspico che il DSU, a seguito di questa mia risposta, faccia sapere quali sono le loro soluzioni e qual è la loro direzione. Resta da capire quale sarà il progetto condiviso da Comune di Siena e DSU per non sprecare il finanziamento da 4 milioni di euro messo in campo dalla Regione Toscana. Nell'ambito dell'interrogazione consiliare non si è ritenuta soddisfatta Giulia Mazzarelli del Partito Democratico. Secondo la consigliera, la mensa Bandini non viene realizzata per volontà politica e non tecnica. L'amministrazione, l'assessore Capitani, la sindaca vogliono privilegiare in qualche modo la tutela degli interessi privati, in questo caso di persone che vivono all'interno dei 6 appartamenti coinvolti e tutte le situazioni che ci possono essere intorno, o vuole tutelare l'interesse pubblico degli studenti fuori sede e quindi restituire alla città una soluzione degna in questo caso per quanto riguarda la mensa degli studenti universitari. Presenti durante questa interrogazione anche i membri di Cravos, che hanno sottolineato ancora una volta l'importanza di avere una seconda mensa nel centro storico, oltre a quella di Sant'Agata. Gli studenti e le studentesse hanno anche parlato con il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio. Ci riteniamo totalmente insoddisfatti dalle risposte dell'assessore. Crediamo che stia trovando, diciamo, dei cavilli nemmeno giuridici, si fanno delle previsioni di possibili condanne, ma qui il problema è, come anche ha detto la consigliera Mazzarelli, è un problema di interesse pubblico, è un problema dell'interesse della comunità studentesca che serve una mensa in più, e il comune, oltre a fare ostruzionismo negli ultimi 3 anni, non ha né proposto soluzione né si è attivata in alcuna maniera per risolvere questo problema. Tra i banchi del consiglio comunale anche la questione Cassia, ovvero il tratto tra Monteroni, Darbi e Siena. Il vice sindaco Capitani ha annunciato che il cantiere sarà attivo entro giugno 2025. Importanti novità in merito allo stato di progettazione del tratto di collegamento tra Siena e Monteroni d'Arbia Nord. Il vice sindaco di Siena e assessore all'urbanistica Michele Capitani ha risposto all'interrogazione presentata dal consigliere comunale del PD Luca Micheli, in cui sollecitava l'amministrazione a fare pressione al governo e ad ANAS per la previsione di avvio di un'opera necessaria per la città e per la provincia. Capitani ha risposto indicando date e scadenze precise. Ottenuta la nuova autorizzazione paesaggistica, entro giugno 2020 25, il cantiere della nuova Cassia dovrebbe vedere la luce. Siamo a dettare un po' i tempi, lo facciamo per fortuna grazie a un importante tassello, un passo avanti, che è quello dell'approvazione in commissione paesaggistica del nuovo progetto. Questo anche richiesto in sinergia con il sindaco di Monteroni, perché quest'opera è strategica per la provincia, per i comuni contermini e per ovviamente la frazione Isola d'Arbia, che dovrà, e questo è il cuore della questione, dovrà essere il primo tratto interessato. Cioè, noi dobbiamo cercare di far leva su ANAS affinché il progetto avvenga a stralci, il primo pezzo sia quello fronte da Monteroni, per bypassare il passaggio a livello, e quindi da lì bisogna iniziare a lavorare, e quello sarà il primo tratto che dovrà essere completato. Un progetto che verrà realizzato a stralci, priorità al tratto Monteroni-Isola d'Arbia, consentendo lo scavalco del passaggio a livello, una risposta che soddisfa solo parzialmente il consigliere Dem. Se viene inserita all'interno dell'accordo quadro si riesce a trovare le fonti di finanziamento per completare l'opera, altrimenti
partì l'opera, cioè abbiamo, si riesce ad avere il progetto definitivo o esecutivo, però poi mancheranno soldi per poter arrivare fino in fondo. Quello che mi fa piacere sottolineare è che ci siano comunque delle date, insomma, c'è stata una conferenza paesaggistica, significa che il progetto non è fermo, significa che il progetto si sta muovendo e che in qualche modo ci fa essere piuttosto ottimisti nella fine della progettazione e quindi nell'inizio dei lavori. Però ripeto, bisogna starli addosso, perché se i ministri vengono a fare campagna elettorale, quando prendono gli impegni devono portare in fondo. Questo è necessario, non si viene qui a fare passerelle e basta, si deve venire qui, prendere impegni e portarli in fondo, altrimenti si prende in giro l'opinione pubblica e i cittadini. Abbiamo argomento una mostra a Santa Maria della Scala con i bronzi di San Casciano de Bagni, a proporla Monica Casciaro del gruppo Sena Sostenibile. Sentiamo cosa ha risposto il sindaco Fabio nel servizio di Lorenzo Agnelli. È stata la scoperta degli ultimi anni quella dei bronzi di San Casciano dei Bagni, un simbolo della cultura etrusca del nostro territorio e delle terre di Siena. Per questo la consigliera comunale di Siena Sostenibile Monica Casciaro ha presentato un'interrogazione alla giunta in merito al progetto di una mostra anche nel capoluogo, nel complesso del Santa Maria della Scala. Il sindaco di Siena Nicoletta Fabio ha tenuto a rispondere personalmente, spiegando come non sia possibile prevedere un'esposizione completa per la mancanza di un laboratorio di restauro e diagnostica, ma sicuro la volontà di prevedere una mostra almeno di un reparto dopo il rientro dei bronzi. Ho sempre sperato di poter ospitare a Siena. La scelta dei luoghi espositivi ha però un vincolo molto forte, legato alla presenza di un laboratorio di restauro e diagnostica ben attrezzato e organizzato, oltre alla copertura finanziaria di tutta l'operazione, che complessivamente si aggira intorno ai 500.000 euro. I reperti infatti sono molto delicati e sensibili, ogni volta hanno bisogno di sostare nei laboratori di diagnostica circa 3 settimane prima dell'allestimento. Per quanto riguarda Siena, sarà possibile valutare, dopo il rientro dei reperti a San Casciano, località d'origine e luogo per eccellenza deputato alla tutela e alla musealizzazione del patrimonio rinvenuto, il prestito di uno dei bronzi da esporre a Siena. Ma spero in ogni caso che sia possibile avere all'interno del nostro prestigioso museo archeologico almeno uno dei reperti, così da permettere a chi è in visita al Santa Maria di poterlo ammirare, contornato da tanti altri reperti che impreziosiscono il nostro museo, che, aggiungo, forse resta ancora poco conosciuto alla nostra città. La consigliera Casciano si è ritenuta soddisfatta della risposta, con la speranza che il Santa Maria della Scala diventi un museo sempre più conosciuto, dotandosi tra l'altro di laboratori specifici che permetterebbero di sfruttare al meglio e maggiormente l'intero complesso museale. C'è la possibilità che quando i bronzi rientreranno a San Casciano dei Bagni, almeno uno di essi, insieme ad altri manufatti, possono essere appunto esposti al Santa Maria della Scala. Comunque sia, la sindaca ha sottolineato che vuole valorizzare e cercare di incrementare quelle che sono le apparecchiature nel corso del tempo all'interno del museo stesso. Ragion per cui mi sono dichiarata soddisfatta della risposta, in quanto purtroppo attualmente non abbiamo la struttura per poter esporre determinati tipi di mostre. E il Consiglio Comunale di oggi è stato dedicato al giorno del ricordo. Domani la deposizione di una corona di alloro presso il parco Norma Cossetto. Il servizio. 10 febbraio, giorno del ricordo, una data che conserva e rinnova la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo forzato di migliaia di persone dai territori istriani e dalmati ed anche uccisioni di massa di persone cui cadaveri vennero precipitati nelle cavità naturali del Carso, le cosiddette foibe, che danno il nome alla giornata. Domani, come di consueto, il comune di Siena, rappresentato dal vice sindaco Michele Capitani, dalla giunta e dai consiglieri comunali, deporrà una corona di alloro presso il parco Norma Cossetto in piazza Mendola alle 15.30. Intanto oggi il professor Marcello Flores d'Arcais, docente di storia comparata e storia dei diritti umani all'Università di Siena, ha aperto con un suo intervento il Consiglio Comunale convocato in seduta straordinaria proprio per il giorno del ricordo. Le foibe sono state una violenza terribile di cui per molto tempo si è parlato poco o nulla, poco in realtà, non nulla. È una verità che non è emersa
con il giorno del ricordo. Il giorno del ricordo ha permesso che una verità che ormai gli studi storici avevano cominciato a far conoscere potesse essere diffusa a livello nazionale in modo molto, molto ampio. E la violenza da una parte nei confronti anche dei fascisti che avevano collaborato all'oppressione delle minoranze slovene e croate in quelle terre, ma anche di tutti quegli italiani che si opponevano al progetto di annessione della Venezia Giulia alla Jugoslavia e che quindi ha un carattere di violenza di tipo politico nei confronti di un gruppo che era quello italiano, che si riconosceva invece nello Stato italiano e che poi gli accordi del 1947 e del 1954 metteranno a punto, lasciando Trieste all'Italia e altre zone invece alla Jugoslavia. In provincia di Siena le bollette dell'acqua più care d'Italia, la denuncia di Confconsumatori che chiede di intervenire sull'ammodernamento dell'acquedotto, il servizio di Cristian Lamorte. Nella classifica della spesa per la bolletta dell'acqua è la provincia di Siena a registrare il poco invidiabile primato nazionale. È la denuncia di Confconsumatori Siena che spiega, secondo quanto rilevato dall'Istat, il consumo medio per una famiglia composta da tre persone è di 182 metri cubi d'acqua all'anno, 166 litri di acqua a testa al giorno, con una spesa media pari a 466 euro. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Milano è tra le città meno care, con una spesa pari a 163 euro. Lo scenario in Toscana, invece, appare assai diverso e preoccupante, sottolinea Confconsumatori. La provincia dove si spende meno è Massa Carrara con 693 euro, seguita da Firenze con 742 euro, Arezzo con 746 euro e Grosseto con 806 euro. E la più costosa risulta essere proprio Siena, con una spesa che raggiunge gli 810 euro. E a monte del problema potrebbe esserci, secondo Confconsumatori, un mancato ammodernamento infrastrutturale. Pensiamo che addirittura l'acquedotto del Fiora, che dal Fiora portava l'acqua a Siena, è dell'inizio del 1900, che era per l'epoca un acquedotto perfettamente funzionante, perfettamente in linea, perfettamente fatto nei tempi, anzi con risparmio di costi rispetto al preventivo ed ai tempi. Però da allora la manutenzione forse non è stata particolarmente adeguata. Infatti l'acqua che arriva a Siena o negli altri comuni del senese forse viene persa. Abbiamo chiesto agli enti di monitorare quante sono le perdite tra dal momento della partenza dell'acqua fino al momento del suo arrivo, per verificare quanta percentuale di acqua viene persa durante il percorso. E quindi chiediamo a tutti gli enti interessati di poter verificare se ci sono e quante sono le dispersioni e le perdite di acqua lungo l'acquedotto. All'ospedale Le Scotte presentati 35 progetti specifici in corso, in fase di sviluppo, che coinvolgono l'azienda ospedaliera universitaria senese insieme ad associazioni per migliorare l'accoglienza dei pazienti. Ancora Cristian Lamorte. Grande partecipazione alla seconda giornata del coinvolgimento di pazienti e volontariato nei percorsi di cura organizzata dall'azienda ospedaliera universitaria senese. Sono stati presentati 35 progetti specifici in corso e in fase di sviluppo che coinvolgono l'azienda ospedaliera universitaria senese insieme ad associazioni che collaborano fianco a fianco con l'ospedale. L'evento è stato moderato dal direttore generale Antonio Barretta e dalla direttrice sanitaria Maria De Marco. Sono tanti progetti che insomma in qualche modo supportano l'umanizzazione delle cure, il miglioramento delle nostre cure. Sottolineo l'importanza che noi vogliamo dare anche alla parte relazionale, che insieme a quella proprio tecnica, più professionale, caratterizza la qualità delle cure. Quindi è il nostro modo per dare il segnale costante 365 giorni l'anno che la buona cura è fatta anche di buone relazioni, insomma. Giornata importante perché si inserisce dentro un percorso di lavoro e di attività concrete che l'azienda ospedaliera universitaria senese ha portato avanti con le associazioni dei pazienti, con le associazioni
dei familiari, con le organizzazioni del volontariato, penso a quelle del trasporto sanitario, della donazione del sangue, insomma. Credo, ecco, che da questo punto di vista vada davvero salutata positivamente questa iniziativa, ma più complessivamente l'attività di coinvolgimento delle associazioni che l'azienda ospedaliera universitaria senese sta portando avanti. Dopo alcuni mesi dalla chiusura del capitolo Giustizia Palesca, a parlare ai microfoni di Siena TV durante la trasmissione Il Palio d'Inverno è stato Giuseppe Zedde, detto Gingillo, che ha commentato la sanzione che non gli permetterà di correre il palio a luglio. Il palio d'inverno è fatto di strategie, conferme ed anche cambiamenti. Alcune contrade già conoscono il proprio destino, altre dovranno attendere fine maggio. Anche per i fantini sono mesi importanti per delineare le prossime carriere. Il palio di luglio vedrà anche alcuni assenti causa sanzioni, tra questi Giuseppe Zedde, detto Gingillo. Ci si concentrerà sul palio d'agosto. Mi faccio trovare pronto al palio d'agosto sperando di avere l'occasione di rimontare un cavallo competitivo e di rivincere, perché tanto mi manca solo di rimontare un cavallo competitivo per i di la mia, insomma, ecco. Sul discorso di luglio, secondo me, si sta diventando un po' troppo rigidi, secondo me, in generale, non è che ora parlo per me, perché, però, insomma, secondo me anche da professionisti dovremmo essere un po' più tutelati, dai, secondo me. Quando non succede niente bisognerebbe un po' chiudere un occhio, secondo me, a volte. Siamo dei professionisti, si fa dalla mattina alla sera tutto l'anno e quindi magari, insomma, un po' più tutelati bisognerebbe essere, anche perché quella piazza ha bisogno che ci monti dei professionisti, no, gente lo fa come secondo lavoro, cioè, nel senso, viene sanzionati anche per non fa niente, eh. Cioè, io, nel senso, io parlo per me, ma agosto io ero al mio posto, mi sono mosso e più che uno un muoversi, che deve fare? Cioè, perché anche nei pali fuori io ci corro, ci monto e nei pali fuori a me non mi sono mai successe queste cose. Quindi secondo me andrebbero analizzati un po' meglio, secondo me. Il palio di luglio quindi con un grande assente tra i fantini. Gingillo pensa però già alla carriera di agosto, tra rapporti confermati e anche possibili novità. Questa annata dove so fuori un palio mi serve anche per guardare, per osservare, per vedere certi movimenti e vedere veramente chi c'ho vicino in maniera concreta e chi no. Chi mi dimostra questo, agosto mi ci trova. Chi me lo dimostra, io sono pronto anche a aprire altre strade. Spostiamoci in Valdelsa, Poggi Bonzi, 36 parcheggi riservati alle donne in dolce attesa e ai neogenitori. In diversi punti del comune dove sono presenti i servizi, questi parcheggi sono riservati agli autorizzati. A Poggi Bonzi sono 36 gli stalli rosa dislocati su tutto il territorio. Si tratta di parcheggi che il comune ha riservato alle donne in dolce attesa e ai neogenitori in base alle nuove disposizioni di legge. Il codice della strada, infatti, ha introdotto la possibilità di allestire con l'apposita segnaletica spazi di sosta da riservare ai veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a 2 anni, muniti di un contrassegno speciale che è il permesso rosa e che viene rilasciato dal comune di residenza. È un'agevolazione che va incontro a particolari necessità di parcheggio, soprattutto in prossimità di zone dove sono presenti servizi. Poggi Bonzi aveva già introdotto anni fa gli stalli rosa, il cui utilizzo era legato alla buona educazione. Adesso non è più così, in quanto i parcheggi rosa sono riconosciuti e normati dal codice della strada e questo significa che per utilizzarli serve un permesso e che l'uso improprio è sanzionabile. Come da codice, i posti riservati sono delimitati da segnaletica orizzontale gialla e simbolo rosa all'interno con segnaletica verticale di divieto di sosta per i veicoli non autorizzati. Ora Valdelsa. Le richieste al centro antiviolenza della Valdelsa sembrano in aumento nell'ultimo periodo, ma si tratta di un aumento dei fatti o dell'emersione di questi fatti? Lo abbiamo chiesto alla presidente del centro antiviolenza e di Donne Insieme, Valdelsa.
Ancora, i dati del Centro Antiviolenza della Valdelsa relativi al 2023 non sono stati analizzati, ma da un'analisi superficiale le richieste sembrano essere aumentate. In questo aspetto c'è da domandarsi se c'è un aumento delle violenze rispetto al passato o un aumento dell'emersione dei casi. La domanda è rivolta alla presidente del Centro Antiviolenza della Valdelsa, Caterina Sucan. C'è un discorso di aumento dei fatti o di emersione? Allora, tendenzialmente noi che ci occupiamo di questo fenomeno, anche di raccogliere i dati che riguardano questo fenomeno, quando vediamo aumentare gli accessi al nostro centro antiviolenza, siamo portate a ritenere che sta emergendo maggiormente sul territorio il fenomeno, e quindi sempre più donne che si rivolgono ai nostri servizi, perché vuol dire che i servizi funzionano. Ancora oggi sappiamo che il 90% dei casi di violenza rimane sommerso e si rivolgono e chiedono aiuto solo il 10% delle donne. Negli ultimi tempi però ci viene da dire che ci sia anche un aumento dei fatti più gravi. Innevamento artificiale in Amiata. Luigi Vagaggini, presidente pro tempore dell'Unione Amiata Val d'Orcia, lancia una task force. Il servizio di Francesca Campanelli. Istituire una commissione operativa per individuare e risolvere le criticità nel giro di poco tempo ed arrivare alla prossima stagione sciistica con un sistema di innevamento artificiale in grado di funzionare. Luigi Vagaggini, sindaco di Piancastagnaio, nella sua veste di presidente pro tempore dell'Unione dei Comuni della Amiata Val d'Orcia, dichiara di fatto saltata questa stagione e indica una sorta di cronoprogramma per risolvere una situazione che, dice, è ferma da troppi anni. Quest'anno per questioni meteo l'innevamento non è stato fatto, quindi la stagione è andata male anche per questi motivi, però non è che possiamo nasconderci dietro un dito e far finta di nulla. Se qui ci fossero state le condizioni climatiche perché si poteva fare la neve, non era stato possibile, perché effettivamente ci sono delle incongruenze così forti e dei dissiri da volere, delle problematiche anche pregresse, per cui quest'anno la montagna sarebbe rimasta comunque senza neve artificiale, perché non c'era il sistema per poter pompare per diverse questioni che io non ho voluto entrare nel merito, ma lo stato di fatto è quello che è, insomma. Avete capito che le pompe non funzionano, avete capito che il laghetto non funziona, avete capito che tra esercenti non c'è tutta ancora questa sintonia, nemmeno tra società. Quindi io ho detto con molta chiarezza che le cose d'ora in poi facciamo un punto zero e chiariamo che questa montagna deve essere preparata per farlo. Cioè non è una questione di stagionalità, ma è una questione di volontà. Quindi l'impegno mio di presidente pro tempore è quello di costituire una commissione, ma non una commissione per parlare, una commissione operativa che esamina dal 2016 ad oggi le problematiche, le chiuda e apra un nuovo tavolo in modo che il prossimo anno la stagione sulla Amiata debba funzionare con tutti gli impianti a norma. Ed era questa la nostra ultima notizia, vi ricordo che a seguire ci sono le previsioni del tempo, poi torna alle 21.30 Storie da raccontare, il programma condotto da Roberto Rosa. L'informazione locale torna come di consueto domani a partire dalle 20.30.